Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi di Stampa e Vangelo, in onda alle 9.55, orario, come ho avuto modo di dire, le scuole non sono ancora ricominciate, quindi un orario festivo per gli standard di Stampa e Vangelo. Grazie a chi è già arrivato: Silvia Lodà, Andrea Dolcini, Antonella Bagno, Massimiliano Esposito, Alessandra Bertozzi, Simona Lupi, Nicola Pasqualato, Mary Rossi. Siamo già moltissimi, nei primissimi secondi di trasmissione. Grazie per questa attenzione. Giuseppe Focone, Andrea La Rosa. Ecco qui la nostra Silvia Lodà, Antonella Iuna, che mi dà il bentornato dopo la pausa della Settimana Santa. Rieccoci qui a lavorare anche per la Croce. Oggi ricordo che alle 20:30 sarò a Conegliano a presentare il candidato sindaco di Conegliano del Popolo della Famiglia, quindi chi è in Veneto può incontrarmi a Conegliano. Saluto Riccardo Cantarella, Anna Ciappa, Prisca Vegni, Romana Cordova, Ninnarello, Elena Di Pietro, Nicola Diliberto, Francesca Gobbi. Come sempre vi chiedo un mi piace e un condividi a questa diretta. Buona Pasqua a Davide Vairani, a Fabio Cesari che ce la ricorda, a Vittoria Polacci, Maria Pia di Girolamo. Eccoci qua, un mi piace e un condividi per far ascoltare le nostre parole a più persone possibili. Io tra l'altro sto facendo la diretta en plein air, nonostante ci siano nuvoloni molto minacciosi, quindi se dovesse scatenarsi la forza degli elementi mi troverò costretto a riparare all'interno, ma vediamo insomma come va oggi. Giordano Bertolacci, Monica Consigliere, Paolo Ruotolo, ecco Giuseppe Focone, Felice Riccardi, Andrea La Rosa, Francesco Morcavallo, Marianna Puzzo. Un abbraccio a tutti. Sì, Silvia, sono fuori in terrazza, sono fuori anche come un balcone, come si dice. Perché farò degli annunci abbastanza importanti oggi, quindi se volete restate ben connessi alla diretta. Saluto Davide Vairani, Eugenia Cruceru, Badino Loretta, Paolo Bonaiuto, Ester Corona, Francesca Marzoli, Marco Scicchitano, Emanuele Lobue, Andrea Cavenaghi, Alberto Agus. È bello, sono arrivati praticamente tutti i nostri dirigenti più importanti del Popolo della Famiglia in giro per l'Italia. Ecco Laura Terrana, e davvero buongiorno a tutto il popolo della famiglia. Ecco Giovanni Fiori, Damiano Cavallaro, Don Damiano Cavallaro, un sacerdote davvero straordinario, che abbraccio con tutto l'affetto. Saluto anche Gianluca Valpondi, Giovanna Pietrosanti, Maria Verità Boddi che ci scrive da Padova, Floriano Liberati, Luigi Mercogliano. Andiamo a leggere Marilena Longo, andiamo a leggere il Vangelo di oggi, la buona notizia del giorno. Saluto Gerardo Astore, Laura Quarta, Paolo Bonaiuto. Mi rimproverano sempre quando faccio tutti questi saluti, ma è importante per me, insomma, veramente toccare quasi uno per uno ognuno di voi per dirvi grazie per essere qui, davvero. Francesca Centofanti che cura con la Pongiluppi il coordinamento editoriale della diretta, saluto Morcavallo, Donzelli, c'è anche un mio amico Andrea Borea, lo saluto, Maria Gabriella Melis, la Maria Chiara Nordio. Eccoci qua, siamo davvero in molti, andiamo a leggere il Vangelo di oggi, la pagina bellissima, davvero molto toccante del Vangelo. Siamo nel Vangelo di Giovanni, 20° capitolo, i versetti sono dall'11 al 18. In quel tempo Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi?
Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e lo andrò a prendere». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto». Questa pagina la trovo davvero molto molto bella, molto bella, forse una delle pagine più toccanti del Vangelo, più emotivamente forti, per la reiterazione di queste due parole: perché piangi? Sembra quasi che il Vangelo voglia toccare davvero con mano il nostro dolore. Perché piangi? Sembra chiedere a ciascuno di noi, ognuno di noi con le nostre lacrime, con la nostra scorza che magari le protegge, o con la nostra emotività che le fa emettere facilmente, ma comunque ognuno di noi con le nostre lacrime, ognuno di noi con il nostro dolore, ognuno di noi con la nostra grande, inevitabile, umana sofferenza. E queste due parole: perché piangi? E la soluzione al dolore stesso nell'incontro con Cristo risorto. Attenzione, questa dinamica non c'è in altri momenti del Vangelo, è in questo momento del Vangelo, in Cristo risorto, in cui c'è la dinamica tra la sofferenza umana, il dolore indicibile, il pianto, soluzionato dall'incontro con il Cristo che ha vinto la morte. Dentro questi pochi versetti di Vangelo, sono 8 versetti di Vangelo, c'è la storia umana, la fotografia perfetta della storia umana, la sua enorme, inevitabile, fragile, limitata sofferenza, che trova una soluzione solo nell'incontro con Cristo risorto. Attenzione, non con Cristo e basta, con il Cristo storico, diciamo così, ma con quella profonda e straordinaria professione di fede che noi facciamo quando crediamo in Cristo risorto dai morti e nella resurrezione del nostro stesso corpo quando i giorni saranno compiuti. Dentro questo c'è la possibilità per l'uomo di asciugare le lacrime. Fuori da questo c'è insensatezza. Questo è il dramma umano. Se non è, dice Karamazov nell'intuizione straordinaria di Dostoevskij, se non c'è Dio, tutto è consentito. Che allo stesso tempo vuol dire: se non c'è Dio, nulla ha senso. Questo incrocio, il nostro dolore che c'è sempre, nessuno è ilare, e spesso l'ilarità copre dolori ancora più profondi. I comici sono le persone più malinconiche del mondo. Si trova a intersecare una possibile soluzione solo nell'incontro con Cristo che vince la morte. Fuori da questo non c'è salvezza. E più andiamo avanti, più ce ne dobbiamo convincere, e più andiamo avanti e più dobbiamo dire: ecco, è arrivato adesso Pierluigi Cavallaro, Adinolfi e chi ti segue fate schifo. Ecco, questo è un tipico esempio della modalità con cui ci si approccia al cristianesimo, ai cristiani che provano a proclamare la propria fede. Attenzione, se il cristiano la occulta, se il cristiano non la proclama, se il cristiano la coltiva semplicemente dentro il proprio cuore, non accade nulla. Il cristiano che prova a proclamare la propria fede deve sapere affrontare questo. Ho passato qualche giorno nelle scorse settimane a notare alcuni che mi dicevano: devi cancellare i commenti negativi.
o devi bannare, come si dice, non lo so neanche in gergo, i dissenzienti, diciamo così. E invece no, noi dobbiamo sempre proclamare il cristianesimo come grandissima forma di libertà, dove ognuno, poi della libertà deve vedere cosa farne. E la libertà ti viene consegnata in mano, ormai viene consegnata in mano a chiunque, ma poi dobbiamo decidere ognuno cosa farne. È il più grande talento, è il più grande talento della parabola dei talenti, il più grande talento, il più importante, e ti viene consegnata la libertà. E questa nostra pagina, nel piccolissimo ovviamente, mette alla prova la libertà di ciascuno. Questa nostra diretta è una prova per la libertà di ciascuno. Poi ognuno faccia quello che ritiene. Non è necessario essere consenzienti alle cose che si dicono, ma se si viene attratti dalle cose che diciamo qui, forse qualcosa sta accadendo ed è qualcosa di positivo. Saluto Rocco Felice che dice: vi mando come pecore in mezzo ai lupi, esattamente. Saluto Alessandra Tumino, Alberto Nunziato, Don Massimo Lapponi. Mi fa molto piacere trovare molti sacerdoti che seguono Stampa e Vangelo, è davvero un apprezzamento, e sono anche onorato, devo dire la verità, di avere l'ascolto di tanti sacerdoti. Quindi saluto Don Damiano Cavallaro, saluto Don Massimo Lapponi, Don Salvatore Vitiello, i tantissimi insomma che stanno sostenendo fattivamente, Don Alessandro Di Comacchio, Don Ottorino Baronio di Casalmaggiore, insomma tantissimi che stanno sostenendo fattivamente la battaglia del popolo, la famiglia, una battaglia che arriva in un momento cruciale. Siamo arrivati a poche settimane dal voto, i giornali ci raccontano di un Erdogan che con il suo referendum dittatoriale assume ancora di più il ruolo di sultano dittatore, annunciando addirittura: abbiamo battuto i crociati. Lo trovate oggi sul Corriere della Sera, questo tipo di dichiarazione. Troviamo questo clima di guerra nel sud-est asiatico con la Corea del Nord, provocatrice, con gli Stati Uniti e la Cina, in uno scacchiere sempre più complesso. Dobbiamo sinceramente fare il lavoro nel nostro piccolo in Italia per riaffermare ragionevolezza e forza del popolo e della famiglia. Fatemi salutare anche Alessandro Cocco, che arriva dal popolo e della famiglia più a est proprio dell'Italia, perché ci scrive da Trieste. Saluto Alessandra Spinozzi, Gloria Gallarelli, con cui oggi ci vedremo a Conegliano, Teatro Tognolo, alle 20:30 di Conegliano. Davide Verani mi dice: Cristo ci insegna a non avere nemici, ricordalo. Sì, lo ricordo, non ho nemici, cioè non considero nessuno un nemico, proprio nessuno in assoluto, nonostante tutti i giorni debba sentirmi cose senza senso riguardanti la mia persona, però insomma non ho davvero, sono di una serenità olimpica, diciamo. Saluto Gloria quindi Gallarelli, che dico vediamo, con cui ci vediamo oggi alle 20:30 a Conegliano. Saluto Andrea La Rosa, buona Pasqua soprattutto a chi ci odia. Saluto Davide Spinoso, saluto Adriana Di Donato, saluto Monica Consigliere, Fabrizio Pessa, che mi dice: il Corea del Nord è l'est asiatico, è il sud-est asiatico direi, insomma, perché rispetto alla Cina è a sud, ma comunque insomma non... Davide Verani mi dice: i toni, Mario, i toni, che d'altronde Davide è notoriamente uno che non alza mai i toni, quindi giustamente rimprovera, mi pare corretto. Saluto Carmen Benevento, saluto Susi Esti, Donatella Lottà, e dicevo, siamo dentro questo crocevia fondamentale. Oggi siamo a Conegliano a presentare il candidato sindaco del popolo e della famiglia, Lorenzo Damiano, nostro candidato sindaco. Lì pochi chilometri da lì c'è Verona, dove c'è il nostro candidato sindaco, che sta lavorando con grandissima intensità e grandissimo successo. Cercheremo una soluzione anche su Padova. Poi voglio darvi questa notizia: personalmente andrò il 25 aprile a Ventotene e proporrò la mia candidatura sindaco di Ventotene.
per il popolo della famiglia. Il popolo della famiglia si candida ovunque. Oggi abbiamo la notizia della candidatura ad Avola, nella profonda Sicilia, dall'estremo nord, Alessandria, Asti, Borgomanero, appunto Conegliano, Monza, Crema, Riolo, Comacchio, Parma, Civitanova Marche, Ischia. Adesso arriviamo anche a Ventotene e ci andrò personalmente, ci andrò il 25 aprile per verificare le condizioni minime di praticabilità per candidarci in un luogo simbolo di un'Europa che non ci piace e per provare a scrivere un nuovo manifesto di Ventotene. Perché Ventotene? Perché Ventotene è una terra appunto simbolica, una terra dove venivano costretti i prigionieri politici al tempo del fascismo, è il luogo dove viene scritto il manifesto di Ventotene, che purtroppo fa da base a un'Europa che non ci piace. E perché a Ventotene da 2 anni non ci sono autorità politiche, è stata sospesa la democrazia, c'è un commissario prefettizio, e questo commissario prefettizio cosa ha fatto? Intelligentemente, secondo me, ha portato a varo una delle riforme che il popolo della famiglia ha sempre proposto, una sorta di reddito di maternità a piccolo, 160 euro per 36 mesi alle mamme di Ventotene, che io trovo un segnale molto importante. Allora vado per dare continuità a quella scelta del commissario prefettizio e per riuscire magari ad arrivare a raddoppiare il tempo, cioè passare da 36 a 72 mesi e triplicare l'importo, da 160 arrivare intorno ai 500 euro. Mi piacerebbe molto riuscire a portare questo simbolo in un luogo simbolico come Ventotene, lo farà il popolo e la famiglia. Il 25 aprile, giorno della liberazione, io sarò a Ventotene e in quel giorno proporrò ufficialmente la mia candidatura a sindaco di Ventotene in nome del popolo della famiglia. Perché dobbiamo scrivere un nuovo manifesto di Ventotene che faccia chiara una cosa. Oggi è il giorno in cui vi dico Erdogan diventa sultano dittatore e dice abbiamo battuto i crociati. La frase più forte di Erdogan in questi giorni è stata: i turchi in Europa devono fare 5 figli, almeno 5 figli, perché ha capito che la demografia è l'arma più forte per inoculare l'Islam in Europa. Allora dal luogo simbolo dell'Europa, da Ventotene, io voglio provare a dire: signori, noi dobbiamo scrivere un manifesto che cancelli l'aborto come diritto, proclami il diritto universale a nascere sul piano europeo, ribaltando la cultura mortifera dell'Europa così com'è, dell'Unione Europea così com'è. Scriviamo un nuovo manifesto di Ventotene e lo scriviamo basandolo sul diritto universale a nascere. Lo basiamo sul no all'aborto, sulla cancellazione dell'aborto dalla mappa dell'Europa e sulla rinascita dell'Europa partendo dai suoi figli, dal diritto universale a nascere e dal sostegno alla maternità concreto costruito con il reddito di maternità. Questa sarà una base fondamentale della nostra battaglia e può essere anche un elemento simbolico della nostra battaglia. Faremo questo, lo faremo con convinzione in una terra straniera. Io non sono di Ventotene, quindi dovremo andare a convincere gli abitanti di Ventotene che la proposta del popolo e della famiglia sia una proposta da ricevere. Saluto Don Damiano Cavallaro che mi incoraggia dicendo grandioso. Sì, questo andremo a fare. Vedrò le condizioni tecniche il 25 aprile. Chiamo davvero tutto il popolo della famiglia ad essere presente, forse faremo proprio un'iniziativa nazionale del popolo della famiglia su Ventotene per costruire questo nuovo manifesto basato sulla cancellazione del cosiddetto diritto ad abortire, perché deve essere sostituito dal diritto universale a nascere, cioè il diritto per ogni persona fin dal suo concepimento a vedere tutelato il proprio diritto alla vita. Partendo da questo, il sostegno alla maternità come elemento di civiltà
basandoci sul lavoro già fatto, già compiuto, già brillantemente compiuto da un commissario prefettizio. E allora con questo lavoro noi credo potremmo costruire anche, diciamo così, la fotografia simbolica di quello che il Popolo della Famiglia rappresenta e vuole. Vi chiedo un mi piace e un condividi a questa diretta, perché come capite contiene una notizia abbastanza importante, abbastanza rilevante, credo che potrà essere un elemento caratterizzante della nostra battaglia in queste amministrative. Magari non vinceremo, ma comunque ci batteremo per essere eletti in quel, almeno come consiglieri comunali, in quel territorio, e da lì far partire una campagna di sensibilizzazione in tutta Italia e in tutta Europa a favore del diritto universale a nascere. Questa deve essere, voglio dire, al Popolo della Famiglia la nostra ossessione: combattere una cultura mortifera che ogni giorno vuole proclamare come grandioso l'uccisione, anche in questo giorno, anche oggi, martedì, di 287 bambini nel grembo materno per una legge folle come la legge 194 e la sua applicazione ancora più folle. E allora, rispetto a chi ci dice cancelliamo l'obiezione di coscienza per i medici, noi ribattiamo rilanciando. Diciamo invece sì alla vita, diciamo sì e coniamo il concetto del diritto universale a nascere. Accompagniamo questo diritto universale a nascere con una battaglia concreta che si chiama reddito di maternità, e basiamoci sull'esistente, basiamoci su quello che di buono è stato già fatto e a Ventotene è stato fatto. Dunque, Alberto Castellaro dice diritto a nascere, ma anche la possibilità di mantenerli, non basta metterli al mondo. Per questo abbiamo messo insieme le due questioni: il diritto universale a nascere come elemento culturale portante del Popolo della Famiglia, e insieme anche provvedimento più concreto, più materiale, del diritto al reddito di maternità. Dunque questo lavoro deve essere, come dice Filippo Conte, dolcissima ossessione. Difendere la vita nascente deve essere dolcissima ossessione, deve essere il nostro lavoro, il lavoro quotidiano, per riuscire ad ottenere questo tipo di risultati, anche con un approccio simbolico come quelle alle elezioni amministrative. E lo ripeto, io continuerò a girare l'Italia come un pazzo, adesso prendo un treno e vado a Conegliano per sostenere Lorenzo Damiano, candidato sindaco del Popolo della Famiglia a Conegliano, mi sposterò a Padova per vedere cosa si può fare anche a Padova, c'è il lavoro che stiamo facendo straordinario a Verona con Filippo Grigolini, straordinario Grigolini, candidato sindaco eccezionale nella città scaligera, c'è Alberto Cerutti a Borgomanero, ci sono Alessandri, Asti, c'è Stefano Arrighi a Genova, stiamo lanciando anche la candidatura di questo giovanissimo a sindaco di Genova, sempre in autonomia, sempre con la posizione autonoma del Popolo della Famiglia. Ci sono i candidati amici a Civitanova Marche, siamo arrivati fino ad Avola, nel profondo sud, in Sicilia, grazie al lavoro svolto da Nicola Di Matteo. Noi dobbiamo svolgere questo compito, far entrare dentro il dibattito culturale l'ossessione, sì, lo voglio ripetere, l'ossessione per la tutela dei diritti dei più deboli, a partire dal diritto universale a nascere. Dunque questa battaglia la compiamo con grande convinzione, la compiamo come Popolo della Famiglia, la compiamo tutti insieme, le migliaia e migliaia di persone che comunque attorno a questo simbolo si sono ritrovate in tutto il territorio nazionale faranno un lavoro straordinario anche a queste elezioni amministrative. Ci siamo candidati, lo ricordo, nel 2016 in 15 importanti comuni, in questo 2017 i comuni sono raddoppiati, quindi avremo una estensione territoriale straordinaria in cui siamo stati più o meno testati su tutto il territorio, ne deriverà anche una classe dirigente del Popolo della Famiglia a livello nazionale che comporrà anche un consiglio nazionale che stiamo per varare, che rappresenterà i territori e ci aiuterà a selezionare i 945 candidati alla Camera e al Senato che porteranno queste istanze fino al governo del Paese.
tutto questo in un arco temporale di meno di un anno. Siamo al 18 aprile, data storica importante per la democrazia italiana, la data in cui venne battuto il comunismo, 18 aprile 48, siamo al 18 aprile 2017, 69 anni dopo, bene, meno di un anno, massimo 10 mesi, questo processo sarà compiuto o sconfitto. Quello che dobbiamo fare è compierlo stando uniti, con la forza, con la capacità, con la volontà di essere al servizio di un'ispirazione grande e di un progetto importante per la salvezza del Paese. A questo lavoro va svolto, a questo impegno va dedicata tanta energia, io dedicherò tutta quella che ho, tutta quella che mi rimane, e lo faremo con una convinzione piuttosto netta. A chi ci chiede, vedo Vittorio Strabelli piuttosto agitato, che idee sarebbero le vostre? Le idee nostre sono piuttosto note, declinate in 26 punti tratti dalla dottrina sociale della Chiesa. Sta per partire anche un corso sulla dottrina sociale cristiana che partirà il 4 di maggio qui a Roma, per approfondire queste tematiche, e noi continuiamo a piantare bandierine del popolo e della famiglia, comune dopo comune, forza dopo forza, a mettere energia ovunque, da Conegliano, dove sarò fra poco, a 600 km dal punto dove sto trasmettendo in questo momento, a Avola, che sta a sua volta a 1500 km da Conegliano, dove pure gli amici siciliani hanno costruito le condizioni affinché si possa votare per il popolo e la famiglia. Dunque, stiamo battendoci, credo, con le forze in maniera più che significativa. Vittorio Strabelli dice: rivendicate diritti inesistenti e assurdi. Cioè, se noi rivendichiamo il diritto universale a nascere di tutte le persone, c'è chi si agita e lo definisce diritto inesistente e assurdo. Non c'è problema, confrontiamoci. Vediamo se è più diritto uccidere quelle persone o proclamare il diritto universale a nascere nel momento in cui Erdogan dice ai turchi: fate 5 figli così occupate l'Europa. Ci sarà da ragionare, insomma, ci si può pensare, ci si può confrontare. Saluto la Pongi Luppi Eleuteri, nostra Pongi, con la pubblicazione del link al programma Il Popolo e la Famiglia, grazie sempre per il lavoro di coordinamento. Saluto Claudia Brignoli. Saluto Marco Graziola, saluto tutti voi, perché tra l'altro è pure venuta a piovere qui, ho resistito in maniera piuttosto brillante, diciamo, all'arrivo della pioggia, ma volevo dirvi, insomma, questa super notizia, credo una grande novità, importante, che porta alla battaglia del popolo e famiglia in queste amministrative anche nel Lazio, dopo averla portata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, siamo anche presenti in Campania, anche in Sicilia, e la portiamo anche nel Lazio, in maniera che anche gli amici del coordinamento romano, che sono moltissimi, abbiamo un impegno immediato in vista poi di ottobre, quando ci saranno i voti, si voterà in ottavo municipio e in municipio 10, decimo, a Ostia. Leonardo Marchetti ci definisce, anzi mi definisce, siamo precisi, dinosauro buffone, siamo nel 2017, ebbene, siamo nel 2017, e proprio per questo è estremamente necessario, il 18 aprile 2017, nel giorno dell'ottava di Pasqua, martedì dell'ottava di Pasqua, in cui Erdogan dice che ha battuto i cristiani e invita i turchi d'Europa a fare 5 figli, che l'unica salvezza è quella che proclamiamo noi. Il diritto universale a nascere, ribaltare la cultura necrofila di questa Europa morta, far nascere una nuova Europa sulla cultura della vita e sulla capacità di fondare sulla maternità e sulla famiglia il rilancio dell'Europa. Questo noi dobbiamo fare, questo è il programma del popolo e della famiglia, questo andremo a testimoniare in ogni angolo, pure in un'isola sperduta nel Mediterraneo, ma simbolicamente importante, come Ventotene. Sarò candidato sindaco a Ventotene, spero di avere una lista di Popolo della Famiglia piena di tutti i dirigenti del Popolo della Famiglia. Luisa Vinci Garufi scrive: sei nulla, Adinolfi, è probabile. Sono niente,
però tu sei qui a seguire il niente e a commentare il niente, e non so chi sta peggio. Ovviamente con un profilo fake, perché non esiste quel profilo, no, non si chiama Luisa, non si chiama Vinci e non si chiama Garuffi, diciamo così. Ma noi salutiamo chi ha pensato di scrivere sei nulla come commento, dimostrando di essere il nulla del nulla, evidentemente, nulla al quadrato. Bene, vi chiedo di nuovo un mi piace, un condividi a questa diretta, più persone possibili seguano così questa attività. Saluto Mirko De Carli, che è arrivato, straordinario lavoro sta svolgendo su tutto il nord Italia. Saluto Gerardo Astore, ecco Nicola Di Matteo che dice chi offende si offende. Saluto Ninnarello, Prisca Vegni, Marco Graziola, Claudia Brignoli, ci siamo, Brignoli, l'ho detto bene, Vicente Schiano, fai paura e ti attaccano, e loro più attaccano più noi saremo qui, ci battiamo casa per casa, angolo del paese per angolo del paese. Pensate al lavoro straordinario che ha fatto Gianfranco Amato, pensate a Nicola Di Matteo che è andato a scavare fino ad Avola per trovare un candidato sindaco in Sicilia del Popolo della Famiglia e fare la lista del Popolo della Famiglia. Gerardo Astora dice: per me sei un grande Adinolfi, se non avessi stima di te non sarei qua, sono solo grosso Gerardo, sono solo grosso, tutto qui. Saluto Gianvito D'Aprile, saluto Lorenzo Mattei, saluto Ester Corona, saluto Giuseppe Bonanno e Stefano Gardini, grazie a chi mi dà il bentornato. C'è Vittoria Polacci dalla Toscana, c'è Monica Consigliere che parla di fecondazione eterologa come legge terribile, assolutamente, cioè, hai ragione, infatti era illegale fare l'eterologa in Italia, è la Corte Costituzionale che l'ha introdotta, non per via democratica dunque. Rosanna Schiavone dice: il Popolo della Famiglia è l'unico movimento contro la cultura necrofila, esattamente. Se volete votare alle elezioni contro la cultura necrofila, purtroppo a favore dell'eutanasia si è schierata anche la Lega, si schierano pezzi del centrodestra. Ecco, contro la cultura della morte c'è solo il Popolo della Famiglia. Saluto Rocco Felice, Giuso Pomponio, Ciro Colucino, Alberto Gergo, Micaela Cortini. Io adesso do un abbraccio a tutti voi, vi chiedo solamente un mi piace, un condividi a questa diretta, credo che abbiamo detto cose importanti, è bene che se ne rendano conto in molti e in molti possano ascoltare le notizie che abbiamo dato. Prima fra tutte la candidatura del Popolo Famiglia anche alle amministrative a Ventotene, per proclamare insieme il diritto universale a nascere e il reddito di maternità come fondanti per la rinascita dell'Europa. Saluto Filippo Conte, Ventotene è un simbolo interessantissimo, vero cambio di marcia per l'Italia e per l'Europa tutta. Esatto, se resiste l'Italia può partire un contrattacco su tutta l'Europa. Diamoci da fare, battagliamo, perché questo è il nostro dovere, il nostro ruolo storico da compiere come Popolo della Famiglia, tutti insieme, tutti uniti, con amicizia e con intelligenza politica. Grazie a tutti, per chi vuole ci vediamo alle 20.30 oggi a Conegliano, Teatro Toniolo di Conegliano, domani a Padova, poi in giro per l'Italia, il 25 sarò a Ventotene per annunciare ufficialmente la nostra campagna elettorale. Saluto Stefano Sigali, dice Mario sfida anche le intemperie, va detto che la pioggia si è fermata e dunque. Saluto Danilo Dettoris, un caro amico, Andrew Clemens dall'Australia, Anna Ciappa, Nicola Di Matteo che dice sostenere il PDF con la preghiera e anche col tesseramento, ricordate tesserarsi al PDF è un atto di sostegno concreto al Popolo della Famiglia, trovate le indicazioni per tesserarvi anche in un articolo uscito pochi giorni fa sulla croce insieme allo statuto del Popolo della Famiglia. Saluto Sabino Sabini, il gruppo preghiera Popolo della Famiglia, saluto Cristina Zaccanti, Elena Taddei, e vi do appuntamento con Stampa e Vangelo domattina in orario consueto, ore 7.55, perché torniamo all'orario, diciamo così, feriale della nostra trasmissione. Vi ringrazio molto, un
mi piace e un condividi alla diretta per farla ascoltare a più persone possibili, anche in differita ora che la diretta sta per chiudersi. Ci vediamo stasera a Conegliano con Ever Geno. Saluto Silvia Lodà, saluto Alessandro Cocco. Dice a Conegliano: brinda con il prosecco. Sarà fatto, caro Alessandro. Un abbraccio a Giovanni Fiori, grandissima colonna portante di Roma Sud. Ci troviamo da Roma Sud, dobbiamo andare a Formia, prendere il traghetto e trovarci a Ventotene. Il 25 ci troviamo a Ventotene. Saluto Maria Verità Boddi, che dice: la testa del PDF è un onore, esattamente, tutti quelli che vogliono e possono siano diventino tesserati al PDF e poi magari candidati del PDF a queste amministrative alla Camera e al Senato al più presto. Un abbraccio da Maria Dinolfi, un abbraccio a Carmen Benevento, Vittoria Polacci, un abbraccio a tutti voi. Ci troviamo domani con Stampa e Vangelo, stasera per chi si trova in area veneta alle 20.30 a Conegliano, Teatro Toniolo, per presentare la candidatura di Lorenzo Damiano, candidato sindaco del Popolo della Famiglia nell'importante città di Conegliano. Saluto anche a Cecilia Maria Biancarelli, un abbraccio da Maria Dinolfi. Ci troviamo domani 7.55, Stampa e Vangelo, solo su Popolo della Famiglia TV.